Con i tornei di fioretto maschile e fioretto femminile si sono conclusi domenica gli assoluti di scherma al Palais des Anglais, competizione valida come prima prova di qualificazione nazionale. Fra gli uomini la vittoria è andata a Luca Simoncelli, mentre il torneo femminile ha visto impegnate in finale due delle medaglie d'oro di Londra 2012, Arianna Errigo e Ilaria Salvatori, con la prima, medaglia d'argento nella gara individuale olimpionica, a salire sul gradino più alto del podio. Ma fra l'assenza in competizione di Elisa Di Francisca e Valentina Vezzali, la notizia più roboante rimane l'ufficialità dell'addio alla nazionale di Stefano Cerioni. Il tecnico marchigiano, già oro a Seul 88, dal 2013 vestirà i panni di allenatore della temuta nazionale russa. È andata ovviamente bene, quando si vince va sempre bene. Diciamo che questa gara era un po' di mezzo perché la stagione inizierà a febbraio con le gare di Coppa del Mondo, quindi questa gara era, diciamo, un test che è andato bene, anche se ancora fisicamente c'è da migliorarsi, ma è comunque un inizio. È andata bene, diciamo che è stata una gara non iniziata nel migliore dei modi perché il canale era abbastanza difficile. Io non sono in forma perché ho scoperto da 3 giorni di avere la mononucleosi, quindi insomma stavo abbastanza debilitato, però sicuramente ho tirato molto bene. E quindi sono soddisfatto. Le avversarie sono state difficili da battere o no? Beh, mancavano sia Valentina che è incinta e Elisa. Ho fatto la finale con Ilaria Salvatori, che è la quarta della nostra squadra, quindi una medaglia d'oro. Una gara, appunto, come ho detto prima, di test, è andata bene, quindi ora da qui si riparte per migliorarsi. L'avversario più difficile che ti sei trovato a incontrare oggi? Ce ne sono stati diversi, c'è stato Avola che insomma ha partecipato alle Olimpiadi ed è stato il primo incontro, Barrera che è un compagno di sala, ci conosciamo molto bene, anche lui è stato molto bravo, ha vinto una medaglia al mondiale, Edoardo Luperi che insomma è un giovane emergente, insomma ce ne sono stati diversi, quindi il percorso è stato difficile. Comunque c'è una bella differenza fra le Olimpiadi e queste gare. Beh, ovviamente la differenza la fa soprattutto la tensione, anche perché in Italia ci sono tantissime campionesse, quindi anche fare queste gare non è mai semplice, perché è vero che le Olimpiadi tiriamo in tre o in quattro la gara a squadre, ma se si potessero fare tante squadre sicuramente tutte si qualificherebbero a gare importanti, quindi queste gare in Italia sono comunque difficili, forse a livello tecnico anche di più. Difficile perché diciamo che qui il bagaglio di esperienza a livello internazionale lo facciamo solamente in 8-12, quindi facciamo più gare, siamo più pronti a valutare le decisioni arbitrali, quindi ci dedichiamo anche più all'arbitro, siamo un pochino più preparati tatticamente da questo punto di vista perché facciamo più gare di alto livello. In Coppa del Mondo sono tutti allo stesso livello perché sono i migliori di ogni nazionale, quindi. Come mai la scelta, penso in giovane età, della scherma? Ma io all'età di 6 anni ho iniziato grazie a mia mamma che mi ha portato in una palestra di scherma, non sapevo neanche cosa fosse. E ho iniziato, mi sono subito appassionata, poi sono stati i primi risultati, quindi c'è stata la voglia di continuare a raggiungere nuovi obiettivi, perché l'importante è avere appunto degli obiettivi, era quello delle Olimpiadi, un sogno, e diciamo che l'individuale era la gara che preferivo e il sogno era sempre stato quello di vincerle, quindi a Rio si punterà a quello. Non avevo molta scelta, visto che mio padre faceva scherma, quindi è stato il mio maestro per tanti anni e quindi ho deciso di. Ho continuato le sue orme. La cosa più bella di questo sport? Sono le soddisfazioni che ti puoi prendere, perché a livello, essendo uno sport individuale, quando vinci è bello perché ce l'hai fatta da solo.